Diego, buongiorno, ti troviamo all'uscita dell'albergo, sta per cominciare la seconda giornata di regata. Com'è andata la prima intanto? Ieri è stata molto difficile, le previsioni erano complicate perché c'è un gradiente da sud-ovest che si compone con la termica, quindi non sapevamo bene se andare a destra o andare a sinistra. E nella prima regata abbiamo fatto delle scelte più legate a una termica prevalente, andando a destra non è andata bene, abbiamo finito decimi, però in recupero, e questo è stato un bellissimo segnale. Nella seconda abbiamo azzeccato il lato e abbiamo navigato tutta la regata nel gruppo di testa, chiudendo secondi. Il che ci voleva, affrontiamo il discorso in chiave un pochino più generale, non ci vediamo dal campionato mondiale che non era andato benissimo, invece prima era andato strabene il campionato europeo che avevi vinto, dunque sensazioni contrastanti nell'ultima parte. Adesso come sono passati intanto questi 3 mesi, e mi pare dai primi risultati, dal tuo atteggiamento, che la pagina sia stata voltata in qualche modo? Sì, abbiamo cercato di analizzare un po' quelli che potevano essere gli errori compiuti a Perth, ne abbiamo trovati parecchi, tante concause che ci hanno portato a questo brutto risultato, e abbiamo lavorato molto intensamente con il programma concordato con la federazione, con le Fiamme Gialle a Loano, soprattutto nelle acque di Loano, con il nostro tecnico Manchi, prima da soli, poi con un gruppo di lavoro composto dal tedesco Staniek e dal polacco Kuznierewicz, e con i quali abbiamo collaborato anche qua a Palma nell'allenamento della settimana scorsa. Quindi diciamo che il campo di Palma dovremmo conoscerlo abbastanza bene, e allo stesso tempo dovremmo essere in grado di poter dire di aver risolto parte dei problemi di velocità e di manovra che avevamo. E come dicevo, è stata per me una nota molto positiva quella di ieri, perché subito alla prima boa si è un po' presentato lo spettro di come avevamo chiuso lo scorso anno, quindi mi sono girato e avevo dietro 5 barche, però è stata una bella rimonta in mezzo alla flotta con buoni spunti di velocità, quindi come deve essere, anche se si gira dietro si recupera, se si sta avanti si sta avanti. Purtroppo a Perth questo non succedeva mai, sennò sarebbe stato più che sufficiente il nostro passaggio alle prime boline per chiudere un campionato discreto. Anche perché con il calendario piuttosto bizzarro che incombe, quel titolo di campione europeo lo metti in palio proprio nelle acque sostanzialmente di casa, perché a Sanremo tra poche settimane. Sì, esatto, noi rientriamo da Palma il giorno 8 e già il giorno 13 saremo, il 13 di aprile saremo impegnati nelle stazze a Sanremo, il campionato comincia 2 giorni dopo, quindi poi dal 15 al 19 rimettiamo tutto in palio. Comunque, sei abbastanza freddo, ma ti fa un pochino effetto rimetterlo in palio nelle acque di casa, cioè giocare in casa con da campione europeo in carica? Ma mi fa molto piacere, soprattutto poi in realtà mi sono reso conto che con la classe star l'Italia è una città, è una nazione molto importante, e quindi capita spesso che ci siano dei campionati continentali dalle nostre parti, perché comunque il clima è ottimo, le condizioni sono molto buone, la flotta è molto nutrita, quindi ho visto che negli ultimi anni ne abbiamo corsi. Certo, Sanremo è veramente molto vicino e mi fa immensamente piacere, io ho contribuito appunto all'assegnazione di Sanremo proprio in occasione del fatto che il mondiale sarà a Hyères, quindi l'unica possibilità di avere un campionato con un minimo di partecipazione era quello di metterlo vicino fino a ieri il più possibile, sia come tempi che come distanze. Quindi la scelta è caduta su Sanremo, penso sia stata una buona scelta, perché allo stato attuale ci sono 75 iscritti con una buona partecipazione. Per me va benissimo, perché a differenza dell'anno scorso che siamo dovuti andare fino in Irlanda, sono a 30 km da casa. E allora, in bocca al lupo per Sanremo, naturalmente ci saremo anche noi, ma intanto buon divertimento per oggi, per la regata qui a Palma. Ci vediamo dopo. Grazie Diego, grazie mille.